La nuova pavimentazione del corso dell'Aquila piace a tutti. Il coro di apprezzamento della folla festosa che animava stamattina il corso del capoluogo era unanime. Ottima. A me sembra bellissima e luminosa. Anche perché è tutta un'altra cosa. Spero che la facciano in tutta la città. Beh, tutta la città no, almeno il corso immagino. Comunque è molto bella. È efficiente, vale. Non si scivola, almeno credo. Bisogna vedere quando ci sarà una patina di ghiaccio, ma così non... Comunque, un ottimo lavoro. È bella perché dà luce, è il contesto giusto, mi sembra. Convince che è bella, cosa potrebbe non convincermi, che potrebbe essere sdrucciolevole d'inverno, però penso di no. Se l'hanno fatta, penso hanno fatto delle giuste valutazioni. Bella, molto bella, sì. Spero che sia pure funzionale per l'Aquila. Buona, antiscivolo perfetta. Cosa bella, che vi devo dire, la cosa è bella, insomma. Prima c'erano i San Pietrini, adesso ci sta sta pietra che è bellissima e io sono soddisfatto come cittadino, sono molto soddisfatto. Una bella pista per i bambini e per i passeggini, per correre, camminare. Rimane però ancora il dubbio sulla manutenzione e di come il pavimento reagirà allo sporco. Infine c'è chi vede oltre alla bellezza anche altri vantaggi per il decoro urbano legato ai pelosetti domestici. Stavamo facendo un'osservazione che nasce spontanea per quanto riguarda i portatori di animali domestici, cani e così via, che adesso con questo pavimento che riflette molto, no? La gente è più attenta alle popò dei cani, per cui noi prima abbiamo assistito a un episodio di questo genere. Un signore che non portava l'attrezzatura idonea si è preoccupato di andarsi a procurare i sacchetti e riempire i sacchetti della popò del cane. È un esempio che spero sia l'inizio di un'educazione civile molto più ampia.